Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Erika Soana, assessora alla scuola del Municipio 7 del Comune di Milano, che ci parlerà di un'iniziativa ideata dall'architetto Linda Poletti in collaborazione col Politecnico di Milano, denominata Scuola di Architettura e Design per Bambini, che inizierà domani, martedì 21 novembre, presso la scuola primaria Luigi Cadorna. Buongiorno e benvenuta. Grazie dell'invito e grazie a tutte e tutti. Grazie a lei di essere con noi oggi. Inizierei chiedendole di parlarci appunto più nello specifico di questa iniziativa e in che cosa consiste. Allora, l'iniziativa è molto bella ed è anche nuova a Milano. È una scuola di design e architettura. È coinvolta appunto la scuola primaria Cadorna, che è una delle scuole che si trova vicino al quadrilatero di San Siro, praticamente anzi nel quadrilatero di San Siro, ed hanno coinvolto in particolare due classi quinte, quindi parliamo di circa 44 bambini e bambine. In sostanza cosa andranno a fare? Andranno a scoprire proprio il mondo dell'architettura, il lavoro dell'architettura, dell'architetto e del design con i professori e le professoresse del Politecnico di Milano. Professori e professoresse andranno direttamente loro nella scuola Dolci, ma anche al contrario, le due classi andranno al Politecnico, quindi insomma è una grande opportunità per i più piccoli e le più piccole. E come mai la scelta di portare un argomento proprio come l'architettura all'interno delle scuole primarie? Quali saranno i benefici che si potranno trarre da questa iniziativa? Allora, noi abbiamo delle aspettative alte, nel senso, innanzitutto è un'opportunità, è un momento di ispirazione sicuramente. I bambini e le bambine potranno conoscere in questo modo un lavoro che o non conoscono bene o non hanno mai sentito, non hanno mai preso in considerazione. E quindi insomma sarà un'opportunità per loro magari di conoscere una passione che già c'è dentro di loro, ma che ancora non hanno esplorato. In secondo luogo è anche un'opportunità per provare a chiedersi come funziona la città, come è fatta la città in cui vivono, quindi partendo dalle strade, partendo dai palazzi, dagli edifici, ma non si ferma qui in realtà, perché poi è anche un'opportunità di provare a chiedersi come potrebbe essere la nostra città, come potrebbe cambiare, come potrebbe essere vista con gli occhi dei bambini. Ecco, e questa è un'opportunità che poi è per noi grandi, per noi sicuramente parte politica, ma anche per i genitori, gli insegnanti, e sarà nostro compito, insomma, ascoltare le loro sollecitazioni. Dato che si tratta di un'iniziativa in collaborazione con il Politecnico di Milano, si augura che ci saranno altre iniziative di questo tipo anche in futuro. Che cosa si aspetta da questo progetto e diciamo come si concluderà? Allora, questa in effetti è una scuola pilota, quindi è un po' un esperimento che è stato sostenuto dalla scuola prima di tutto, e su questo ringrazio la dirigente e gli insegnanti. E poi anche una sfida che abbiamo subito colto anche noi come comune, come municipio. Sicuramente anche il Politecnico si è lanciato, ma non è la prima volta che lo fa in effetti, ma con delle caratteristiche di questo tipo in una scuola comunque con delle difficoltà è probabilmente la prima volta, quindi ecco, su questo ci teniamo tanto, le aspettative sono molto alte. Come finirà il progetto? Il progetto finirà con una mostra a cui vi inviteremo sicuramente, così insomma voi, anche la cittadinanza, avrà la possibilità di vedere le idee dei più piccoli, e ci sarà anche una tavola rotonda, quindi non sarà solo una mostra a cui potremo vedere le idee dei bimbi, ma potremo anche ascoltarli, e quindi ecco, è anche veramente un'opportunità per noi. Perfetto, io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie mille anche a voi.